sabato 1 ottobre è il presidio di Associazione di Idee in occasione della settimana 2011 internazionale, settimana internazionale vegetariana. Siamo sul corso Carducci. Sono le 6 del pomeriggio. Il luogo è abbastanza gremito di giovanissimi. Stiamo facendo il nostro meglio per diffondere il materiale che ci interessa, cioè quello relativo alla scelta alimentare vegetariana, vegana, anche meglio. E cerchiamo di diffondere immagini video e statiche con una mostra fotografica di una postazione video sulla condizione degli animali negli allevamenti e nei macelli europei. Questa è la nostra mostra. Questo è il corso cittadino, stiamo condividendo questa piazzetta con un altro paio di presidi, l'uno di una certa assicurazione, l'altro dei Vigili del Fuoco e della UNICEF. Questi ultimi raccolgono i fondi per la fame del mondo. Un tema è abbastanza attinente alle ragioni del nostro presidio, la fame nel mondo, in qualche modo. Sappiamo un'alimentazione e una produzione di cibo basata sullo sfruttamento intensivo delle risorse. Cosa produce? Produce appunto fame nel mondo per gli umani, sofferenza per gli animali non umani, situazioni di degrado e inquinamento nel pianeta e non ce la fa proprio più. Quindi è abbastanza curiosa questa presenza parallela dell'UNICEF, di Associazione di Idee sul tema dell'affermazione dei diritti animali. Grazie, sono stato No, te l'ho preso?